Questa delibera ha l'intento di coniugare degli aspetti, sottolineare le linee programmatiche di questa amministrazione: lotta al degrado, riqualificazione e lavoro. Lo fa come delibera di indirizzo, chiedendo intanto un tavolo di lavoro per lavorare appunto sul tema di rilancio delle attività culturali. Partiamo dalle librerie, poi nell'ultimo punto del deliberato chiediamo di estendere queste agevolazioni e queste iniziative a tutte le attività culturali, all'artigianato e alle start-up. Lo facciamo limitatamente, in questo caso, alla riqualificazione dei sottopassi di Roma Capitale. Abbiamo chiesto a tutti i municipi, abbiamo chiesto al SIMU un censimento dei sottopassi di Roma Capitale, e abbiamo un elenco che ben specificato di 33 sottopassi, ma mi confrontavo proprio poco fa con la Presidente Agnello, pare che ne abbiamo ben di più, forse più di 50, insomma. Quindi cosa prevede la delibera? La delibera prevede che i municipi, assieme al SIMU, facciano un censimento dei sottopassi e li suddividono in diverse categorie. Quali sono queste categorie? Là sottopassi possono esserci quelli molto periferici, in cui, che permettono solamente la funzione di passaggio, appunto quello con cui sono nati. In questo caso l'iniziativa dovrebbe prevedere da parte dei territori, associazioni che siano identificate dai municipi, una riqualificazione del sottopasso estetica che permettano poi la fruizione e anche la lotta al degrado. Ci sono poi altre categorie di sottopassi che invece possono prevedere sia la funzione appunto di passaggio al di sotto di arterie magari di viabilità importanti, che la coesistenza con attività produttive. In questo caso ci sarà bisogno di effettuare delle planimetrie e verificare la possibilità che si possa riqualificare il sottopasso anche ad opera di questi prestatori a scomputo del canone concessorio, come è avvenuto con i tre sottopassi già concessi a suo tempo, quelli di Largo Chigi, Via del Tritone e Piazza Fiume, due dei quali ospitano ancora delle librerie, insomma, che sono importante presidio di lotta al degrado. E in questo caso, appunto, i municipi, di concerto con SIMU, con tutti gli uffici competenti, potranno valutare quante e quali attività potranno essere ospitate in questi sottopassi, garantendo una funzione di presidio di sicurezza per il passaggio appunto delle persone, di lavoro per coloro che eserciteranno, di riqualificazione per la cittadinanza a fronte di un canone ridotto. Poi la terza funzione è appunto di quei sottopassi che si possono considerare magari non più necessari e funzionali, in cui poi la funzione preminente o l'unica funzione prevista è quella appunto di attività produttive, come nel caso appunto delle citate librerie. In questo caso sempre dovranno essere fatte delle planimetrie, dovrà essere fatto naturalmente un bando sia per la seconda che per la terza tipologia, che preveda l'opportunità di partecipare a tutti i soggetti interessati, proponendo appunto quello che è il loro progetto di riqualificazione dell'area. Noi riteniamo che questo sia un importante passo avanti per la lotta al degrado, un segnale per la cittadinanza, e questa estensione dal centro verso le periferie, quindi verso tutti i luoghi della città, è importante per ricordare che questa capitale è composta da 15 municipi, tutti equamente importanti, che non devono essere dimenticati e per i quali chiediamo pari dignità. Grazie.